Salve a tutti ragazzi e bentrovati ancora una volta sul mio canale. Finalmente dopo tanto tempo sono riuscito a ritrarmi un po' di spazio nelle mie giornate davvero indaffaratissime per riuscire a caricare questo mio nuovo video, nel quale vi farò vedere l'unboxing qui riportato nel titolo per quanto riguarda questa cuffia, la Sony Pulse, progettata per PlayStation 3 ma ovviamente compatibile perfettamente anche sul sistema PlayStation 4. Prima di procedere all'unboxing ci tengo a informarvi, queste cuffie io le ho acquistate, come potete vedere dallo scontrino, il 23 gennaio del 2017. Sono ancora imballate, ci tengo a precisare che qui non mi regala niente nessuno, non sono sponsorizzato da nessuno, e per chi interessa magari capire un attimino cosa comprende questo pacco, ecco che siete capitati in questo video, dicevo. Quindi per pura passione ho aspettato ben 5-6 mesi prima di aprire questo pacco, proprio perché ci tenevo a condividerlo con te che stai guardando questo video. Durante questo unboxing vi andrò a dare anche delle informazioni per quanto riguarda magari un po' i materiali e informazioni un po' generiche per questo prodotto, perché è una cuffia che ho già posseduto in passato. Si sono rovinate dopo 3-4 anni, perché giustamente un lungo utilizzo di qualsiasi tipo di cuffia comunque porta ad un deterioramento, perché è naturale che ovviamente utilizzando un prodotto possa subire delle usure del tempo. Si sono comportate molto bene, quelle là che avevo prima le ho vendute mi sembra intorno ai 20-30 euro, quindi comunque sono riuscito a recuperarci qualcosa. Nel momento in cui mi è capitato di poterle riacquistare ad un prezzo davvero vantaggioso, a 76,90 diciamo, quindi 77 euro, vi ricordo che queste sono cuffie che a prezzo di lancio costavano 160 euro, le trovate a prezzo pieno sempre intorno ai 150-160 euro, però se volete questo tipo di prodotto le potrete trovare tranquillamente, aspettando magari il momento giusto, in offerta da qualche parte o su Amazon non so dove, magari intorno agli 80-90 euro. Ecco che nel momento in cui le ho trovate a 77 ho deciso di riacquistarle, perché davvero davvero si comportano in maniera egregia. Terminate tutte queste premesse, voi giustamente direte: siamo qui per vedere che esce da dentro a questo pacco, proviamo a vedere le cuffie, quindi procediamo nell'unboxing. Eccoci qui, finalmente siamo pronti per procedere con l'unboxing di queste Sony Pulse Wireless Headset. Guarda che sono in 7.1. Ok, andiamo qui. Mi raccomando, quando acquistate questo tipo di prodotto accertatevi sempre che siano opportunamente sigillate, altrimenti potrebbe riservarvi qualche brutta sorpresa. Ecco qui aperto lo scatolo. Una volta aperto lo scatolo c'è questo imballo per proteggere da eventuali piccoli urti. Libretto di istruzioni che riporta la sigla PlayStation 3, però vi confermo che le utilizzate su console PlayStation 4 e anche su PC per ascoltare della buona musica, e vi confermo ancora una volta che si comportano davvero in maniera eccellente. Opportunamente tutto sigillato. Qui abbiamo il cavetto per ascoltarle e per utilizzarle anche in modalità wired, quindi con cavo. Se siete su console PlayStation 4 e lo collegate al vostro joypad sfruttando la batteria del joypad, e quindi potrete utilizzarle non col Bluetooth. Vi ricordo che questa cuffia presenta la funzione Bluetooth, quindi si collega alla vostra console via Bluetooth per sfruttare il 7.1. ed ecco qui anche la penna, che va collegata ad uno dei due ingressi USB che riporta la vostra console Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 3. Volevo finire di spiegare un attimo questa funzione. Se utilizzate la penna Bluetooth vi basterà inserirla e accendere le cuffie e potrete ascoltarle, ma vi viene fornito in dotazione anche questo cavo che sfrutta i quattro elementi per andare in stereo e utilizzare anche il microfono. Voi inserirete un jack nel joypad oppure semplicemente in un computer, l'altro lo metterete nelle cuffie e la cuffia funzionerà egualmente. Però l'unica differenza è che non vi funzionerà più in 7.1 ma in 2.1. Allora andiamo a scartare la cuffia in sé, è questo il fulcro, quello che a noi interessa più di tutto. È imballata davvero in maniera particolare, bisogna fare attenzione. È una cuffia molto bella, però nello stesso tempo posso dire che è anche abbastanza delicata. Ci tengo a dire che è un prodotto non proprio per bimbi, perché se non sapete come trattarla, comunque costruita con materiali non proprio ultra resistenti, per carità è resistente, però non presenta materiali di prima scelta per quanto riguarda la resistenza, quindi potrebbe essere soggetta ad un eventuale urto, eventualmente a spaccarsi, perché comunque è plastica. Allora, quelle che io ho venduto tempo fa, dopo 3 anni, ci tengo davvero a farvi sapere che sono maniaco su queste cose, le tengo davvero con una gelosia che non avete proprio idea, e comunque mi ha portato a questo difetto la cuffia precedente, a spaccarsi qui, perché quando le tirate, ecco quello che voglio farvi vedere, se le aprite quando le dovete mettere sulle vostre orecchie, ovviamente regolate in base alla grandezza della vostra testa, destra e sinistra, dicevo, non allargatele qui, perché ovviamente andrete a fare pressione su questa parte
parte qui che è in plastica, quindi io vi consiglio di prenderla sempre qui, tirare e inserirla sulle vostre orecchie, nella vostra testa, in modo che potete andare assolutamente più tranquilli per quanto riguarda una resa e una tenuta nel tempo per le componenti in plastica. Ci tengo a specificare che quando a me si spaccò qui questa parte e questa parte, comunque non cadono i padiglioni, perché grazie a questa cromatura all'interno c'è un rinforzo che comunque mantiene i padiglioni. Quindi anche se eventualmente vi si dovessero spaccare, ovviamente se cadono a terra e se ne cade il padiglione, quello è un altro problema, però se con l'usura del tempo questi padiglioni dovessero portarvi il problema che hanno portato a me, cioè spaccarsi, perché la forzatura a tenerla continuamente sulla testa in questo modo può portare a forzare questa qui, e una volta che si è leggermente crepato è inevitabile che si spezzino, questi padiglioni non cadranno perché sono comunque mantenuti da questi due oggettini qui cromati sui lati. Allora andiamo a guardare un attimino, ovviamente c'è ancora lo scotch che sigilla i volumi, i controlli eccetera. Allora, questa cuffia vi ricordo che è in 7.1, quindi se siete appassionati di Call of Duty ad esempio, essendo in 7.1, se il nemico o in zombie qualcuno vi va da destra a sinistra, voi riuscirete ad udire perfettamente la sensazione stereo. Però essendo in 7.1, se un nemico o qualsiasi altra cosa che sia in qualsiasi altra situazione di gioco dovesse stare, che so, un piano superiore o un piano inferiore, voi riuscirete a capire anche se questi sono sopra o sotto, oltre a sentire solamente da destra a sinistra. Allora, qui sotto troviamo la possibilità di inserire il jack che vi ho detto prima, per poterla utilizzare in modo cablato, e quindi a seconda del joypad o della periferica alla quale avete collegato le vostre cuffie, non utilizzerà la batteria interna della cuffia. Vi ricordo che questa cuffia prevede di essere caricata tramite un cavo che purtroppo non esce, il cavo USB, che vi darà la possibilità di poterla caricare oppure di poter giocare con il cavo USB tenendola sempre in carica. Il cavo USB non trasmette i dati audio saranno sempre trasmessi tramite questa penna o tramite il cavo. Il cavo USB serve unicamente per tenerla in carica o per dargli l'energia qualora siano completamente scariche, per tenerle continuamente accese. Questa può essere una questione scomoda per chi non utilizza uno sdoppiatore per quanto riguarda la vostra console Sony PlayStation 3 o Sony PlayStation 4, perché se avete un joypad scarico e dovete caricare il joypad, già con questo qui avendo l'altro slot occupato, i due slot sono occupati, quindi dovreste per forza di cose avere uno sdoppiatore per quanto riguarda la porta USB, almeno averne tre, perché se vi si scarica la cuffia e il joypad, vi servono già due porte per poter caricare sia cuffia che joypad per non abbandonare eventualmente la partita. Considerate che questa deve stare sempre inserita se utilizzate il Bluetooth, e quindi vi serviranno tre porte. A meno che non utilizzate su Sony PlayStation 4 il joypad, come vi ho detto prima, con il cavo, allora ecco che una porta vi può servire per caricare il joypad se eventualmente dovesse scaricarsi, e l'altra porta la utilizzerete semplicemente per tenere inserita la pennina Bluetooth. Altra cosa molto importante che ci tengo a sottolineare di questa cuffia, che qui c'è il master del volume generale, quindi se siete anche in chat con qualcuno, qui abbasserete o alzerete tutti i volumi che sono presenti in quella sessione. Mentre invece abbiamo la possibilità di poter regolare in maniera indipendente, non so se riesco a farvi leggere un attimo solo, eccoli qua, ci sono questi due volumi, qui portandola verso il basso, voice, significa che qui praticamente andrete a dare la possibilità di ascoltare solo il volume chat, solo l'audio quindi di amici o di altri che sono nella vostra sessione, mentre invece se andate qui verso l'alto andrete a utilizzare la funzione delle cuffie solamente ascoltando il suono del sistema, e quindi magari, che ne so, solo gli zombie, solo i nemici, solo la musica, solo il gioco, quindi abolirete completamente il suono della chat. E questa è una funzione davvero molto molto utile e molto comoda per non andare sempre nelle impostazioni del gioco o della console per poter andare a gestire questi volumi. Potrete tranquillamente regolarla come meglio vi pare, non è che dovete per forza tenere abolita una delle due, potete anche decidere di abbassare leggermente il volume della sessione di gioco e ascoltare meglio quello che dicono i vostri amici, compagni o chiunque sia nella sessione, e quindi regolarla tipo, che so, a metà strada, così senza andare nelle impostazioni, ripeto, della vostra console o del gioco per regolare questo tipo di volumi. Torniamo un attimino sul fronte qui del padiglione destro della nostra cuffia e arriviamo alla tecnologia che differenzia questa cuffia con questo qui, col Bass Impact, la tecnologia che riporta anche sullo scatolo, ecco come potete vedere Bass Impact Technology.
ecco che potrete andare a regolare anche la vibrazione di questi padiglioni. Ebbene sì ragazzi, queste cuffie le metterete sulla vostra testa e in base ai bassi che verranno prodotti dalla vostra musica o dal vostro gioco, quello che sia, queste cuffie letteralmente tremeranno. Vi sembrerà, se ascoltate musica che so da discoteca, vi sembrerà letteralmente di essere in discoteca. Insomma, è un prodotto che io ho riacquistato molto volentieri, perché davvero davvero è un prodotto che io considero eccellente per quanto riguarda la categoria del prezzo. Eccoci giunti finalmente alla fine di questo video, dove vi ho spiegato in maniera sommaria più o meno le caratteristiche di questa cuffia, e nel prossimo video ho intenzione di confrontarvi questa cuffia con un'altra cuffia, quindi vi invito ad iscrivervi al canale, perché appena avrò un po' di tempo caricherò appunto questo video di confronto con un'altra cuffia davvero molto molto famosa. Spero di avervi chiarito nel frattempo eventuali dubbi. Se avevate intenzione di acquistare questa cuffia, vi ripeto che il mio giudizio è assolutamente positivo. Vi ricordo ancora una volta che io questa cuffia l'ho già posseduta, l'ho venduta e l'ho riacquistata, proprio perché davvero il suono che mi ha fatto percepire questo headset non me l'ha fatto percepire nessun'altra cuffia, e davvero ne utilizzate a decine. E quindi se volete anche un mio parere su qualche altro tipo di cuffia, se le utilizzate, non avete che da chiedermelo qui sotto nei commenti, sarò lieto di potervi dare il mio parere in base anche a qualche altro prodotto. Ragazzi, una volta arrivati a questo punto del video, non mi rimane altro che salutarvi, invitarvi ad iscrivervi al mio canale. Se il video vi è servito, come al solito, vi invito a lasciare un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!